Nicola Montebone, candidato a sindaco per la lista numero 3, Guardavalle nel cuore. Come mai questa scelta? La scelta del nome oppure la scelta della mia candidatura? Tutte e due. Allora, la scelta del nome deriva e viene dalla passione che io per primo, insieme con degli amici che fanno parte della lista e anche ai dirigenti del partito, di cui mi onoro di fare parte, abbiamo verso Guardavalle. La mia candidatura nasce come una candidatura di servizio. È noto a tutti che io non dovevo essere il candidato, si cercava una candidatura terza e nel momento in cui la candidatura non è stata terza, non è stato possibile ottenerla, hanno, come dire, optato verso di me invitandomi a fare ancora questa esperienza, a guidare la lista in considerazione delle mie esperienze passate da sindaco, da consigliere provinciale, da assessore provinciale, riconoscendomi bontà loro la capacità di poter amministrare un comune le cui condizioni sono sotto gli occhi di tutti. Certo, non è stata una decisione facile per quanto mi riguarda. Non perché non ero pronto a dare il mio contributo, tant'è vero che io avevo dichiarato più volte di essere vicino ai nuovi amministratori, però non pensavo di dover essere in prima persona. L'ho fatto, torno a ripetere, per spirito di servizio, non avendo, come dire, messo in conto alla fine dell'esperienza di assessore provinciale di dovermi ricandidare a sindaco. Ho avuto l'esperienza di gestire il comune dissestato negli anni dal 93 al 97, è stata un'esperienza importante che ha consentito poi di lasciare a chi è succeduto dopo di me a trovare un comune risanato con un attivo di cassa di oltre 400 milioni e con opere da fare per oltre 800. Si tenga conto che nel momento in cui ci siamo insediati nel lontano 93, il comune non aveva i soldi neanche per comprare le penne. Questo sta a dimostrare le difficoltà che ci sono state per portare il comune fuori da una massa debitoria che poi alla fine è stata di oltre 8 miliardi. L'alleato storico dell'UDC si presenta con un'altra lista. Come mai? L'alleato storico dell'UDC ha, come dire, deciso di correre in modo autonomo nel momento in cui non ci sono state le condizioni per poter fare la storica alleanza. A nessuno può sfuggire le difficoltà che ci sono state nella passata amministrazione con gli esponenti dell'UDC e non è che si vuole dare la colpa al 100% a loro, perché anche noi abbiamo avuto all'interno del PDL, dell'alleanza, perché non era solo l'alleanza PDL-UDC, ma allora c'era PLI, che era rappresentata anche dal consigliere, assessore Lucifero, e di conseguenza quell'alleanza si è dimostrata inadeguata, litigiosa, ed era chiaro ed era giusto che si percorressero altre strade per far sì che la nuova possibile maggioranza fosse composta da elementi che non andranno a creare altri turbamenti sulla base dell'esperienza. Nessuno ha fatto mai discorsi personali e di conseguenza, anche se devo riconoscere che qualche mia espressione inappropriata ha potuto suscitare risentimenti in altri, ma era, ho voluto dare il senso di quella distanza che ci poteva fare l'alleanza, perché ho vissuto direttamente, anche se non ero amministratore, ma essendo esponente di questo partito, ho vissuto direttamente tutti i problemi che hanno caratterizzato l'amministrazione di Pino Tedesco e di conseguenza
bisognava, a nostro avviso, partire con un'alleanza nuova, con uomini nuovi. Non perché io sia il nuovo, ma certamente non facevo parte di quell'alleanza. Ma i presupposti per poter fare, come dire, ripetere le esperienze passate insieme non c'erano, non ci sono state, ecco perché ci si trova con tre liste. Se dovesse vincere la sua lista, quale sarebbe il primo atto amministrativo? Il primo atto amministrativo è quello di mettere mani alla situazione economica, perché conosciamo bene, per aver vissuto fino a quando eravamo all'amministrazione, ed io conoscevo un po' quale è stata la situazione finanziaria, qual è la situazione finanziaria, per poter programmare. Noi presentiamo un programma che, al di là, diciamo, delle parole che vengono scritte, delle frasi che vengono dette, vada un po' all'essenziale, tiene conto della realtà delle cose. Ecco, la prima cosa da fare è chiara, che è quella di mettere mano non tanto al risanamento, perché il risanamento si dovrà lavorare con il commissario liquidatore, con il dottor Aldo Giordano, ma quanto per cercare di capire laddove si possono trovare le risorse e formare un bilancio che possa consentire di gestire soprattutto i servizi essenziali. Ecco, l'altro momento di grandissima importanza, a nostro avviso, è quello ambientale dei rifiuti, senza dimenticare l'estate alle porte, per poter offrire e non pregiudicare anche per il futuro, offrire un'immagine di Guardavalle come un centro di accoglienza pulito, ordinato, pronta a dare supporto ai tanti turisti che sicuramente arriveranno. Come intendete comportarvi nel merito del giudizio in corso al TAR contro il dissesto? Noi abbiamo avuto sempre il rispetto delle decisioni ed è come che ogni forza politica ha inteso assumere. Noi non abbiamo mai voluto il dissesto. Chi ha detto il contrario lo ha fatto per speculazioni politiche. Lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto, lo abbiamo scritto. Era necessario ed è necessario prendere atto di una situazione finanziaria che definire disastrosa è a dir poco. D'altronde i numeri danno l'immagine di una situazione economica dalla quale sarà difficile uscire, ma qualcuno ci dovrebbe pure dire quali vantaggi avremmo potuto avere o possiamo avere in termini di consensi elettorali o in termini di consensi personali, nel momento in cui noi potevamo essere o siamo favorevoli al dissesto. Torno a ripetere, il dissesto noi non lo abbiamo voluto, è stato dichiarato dai commissari. D'altronde, le relazioni dei revisori dei conti, e se vogliamo partire un po' indietro per le esperienze che io mi ero fatto dai banchi dell'opposizione nella vecchia amministrazione a guida del dottor Antonio Tedesco, noi avevamo lanciato l'allarme, tant'è vero che tutti i dati amministrativi che riguardavano momenti contabili, dai riequilibri ai bilanci, noi abbiamo votato sempre contro, non a prescindere perché eravamo all'opposizione, ma perché ritenevamo che quei dati che ci venivano portati non erano dati reali. I 2 milioni e 400 mila euro di residui attivi era un po' il segnale che doveva far pensare agli amministratori dell'epoca la situazione in cui si trovava il comune, che non era di rose e fiori. Oggi ci troviamo a prendere atto di tutta una situazione che è stata, come dire, portata avanti, e se all'inizio dell'amministrazione del dottor Antonio Tedesco c'erano dei debiti, non solo non sono stati, come dire, sanati, ma quanto altri ne sono stati fatti.
E noi speriamo di avere dei dati ufficiali in questo tempo per poter elencarli, indicando gli importi e i periodi. Nel momento in cui, nelle delibere fatte dai commissari, risultano i debiti degli anni 2008 per l'Enel, 2009 per l'Enel, per la Sorical, per la Skillagium, per l'Impedap, per l'Equitalia, che riguardano il periodo di gestione del dottor Antonio Tedesco. E questi sono dati che nessuno può contestare e che vanno ad aggiungersi agli altri, creando, a quanto si dice, e non ci discosteremo sicuramente, a una massa debitoria di oltre 8 milioni. La LPD ha voluto fare il ricorso al TAR contro la delibera di dichiarazione del dissesto dei commissari, perciò non siamo stati noi a dichiarare il dissesto. Questo è per smentire le voci che circolano, ma sono stati i commissari che hanno preso atto. D'altronde anche il revisore dei conti ha avallato la scelta del dissesto. E allora il TAR, perché alla richiesta del ricorso era della sospensiva e poi della discussione del merito, il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva, rimandando alla decisione, alla discussione del merito al 14 gennaio del 2014, data che stabilirà se è ammissibile, se il ricorso è fondato o non è fondato. Ma a prescindere da questo, ci si dovrà spiegare chi andrà, se il ricorso verrà accettato, come gestirà. D'altronde i dati in possesso da parte di tutti danno indicazioni inequivocabili, che sono quelli dell'applicazione delle tariffe al massimo e poi anche dell'alienazione dei beni per poter rientrare da tutta questa massa debitoria, spalmando questi debiti per 10 anni o quanto è possibile spalmarli, per non far gravare più di tanto oggi a quello che dovrà essere sui cittadini, che sono già gravati da altre tasse, aggiungendo altre tasse o le tariffe al massimo. Mentre, come dicevo prima, il dissesto che io ho ereditato dopo l'amministrazione Nicola Bartolo, che pure lui ha trovato dei debiti, non voglio assolutamente dare la colpa a lui, però fate certo, nel 92 è stato dichiarato il dissesto, nel 93 sono arrivato io sindaco, mi sono trovato a gestire il dissesto. E di conseguenza, allora la massa debitoria era a carico dello Stato, perché lo Stato aveva deciso di ripianare tutti i debiti dei comuni. A questi si sono aggiunti poi, oltre ai debiti dei creditori, degli enti previdenziali e di tutto, si sono aggiunti, si è potuto aggiungere proprio alla fine anche gli espropri. Lo Stato si caricava l'80% dell'importo degli espropri, mentre il 20% andava nella massa debitoria, che poi è arrivata a 8 miliardi. Io ricordo che il 13 dicembre del 1996 io sono entrato alle 9 di mattina al Ministero dell'Interno per consegnare il piano di risanamento e sono uscito alle 5 del pomeriggio con il piano approvato, tant'è vero che i soldi poi materialmente sono arrivati nel mese di marzo del 97, anno delle elezioni, che è finita la mia esperienza amministrativa di sindaco, e di conseguenza sono stati soddisfatti. Oggi questo non è possibile. Il comune, il commissario liquidatore, il comune dovrà trovare le forme per pagare questi debiti, perché anche accedendo ai vari benefici che quest'anno, l'anno scorso e nel 2013 lo Stato offre, sono soldi che dà in prestito, che però bisogna restituire. Non è che si copre l'acqua calda dicendo che c'è il fondo di rotazione, ci sono altre opportunità, però bisogna vedere se la massa debitoria è tanta da poter essere coperta e quando sarà coperta. E quindi con la fascia a mare come comporterete? Noi la fascia a mare non abbiamo mai pensato di venderla. È bene chiarire una volta per tutte che
Io per primo nel 1982-83, quando ho avuto la prima esperienza di sindaco, e anche gli altri sindaci hanno sempre mirato a salvaguardare la fascia a mare, cosa che è stata fatta. Quell'area è un'area vincolata dove non si può costruire una zona SIC, dove c'è, ci deve essere l'autorizzazione dei beni ambientali, perché ci sono quelle famose dune. Di conseguenza nessuno ha mai pensato di vendere o di svendere quell'area là. Quell'area che poi a suo tempo nel 96 è stata, come dire, sanata dal punto di vista economico, come dicevo, pagando l'esproprio agli eredi pugliesi. È chiaro però che una destinazione è giusta darla, non è possibile pensare di tenerla in quello stato di abbandono anche dopo aver costruito qualche gazebo, aver piantato pini e tutto. Noi avevamo pensato, ed io sono pure dello stesso avviso, di poterla dare in gestione creando delle infrastrutture a zero impatto ambientale, che fanno avere un ritorno economico all'amministrazione comunale, ma nello stesso tempo valorizzino quella fascia. Lasciarla così mi pare che è un accanimento ambientale che non porta a nessuna parte, e che non è fruibile neanche dai cittadini, non è una zona illuminata di notte, di sera e di conseguenza neanche in estate, al di là di qualche pomeriggio tardi, si può frequentare. Allora mi si deve spiegare perché lasciarla in quel modo là e non farla fruttare con insediamenti a basso o a zero impatto ambientale, ma che abbiano poi un ritorno economico per l'amministrazione. Mai nessuno si è sognata di vendere quell'area, così come per quanto ci riguarda e mi riguarda, noi andremo sempre a salvaguardare la fascia, anzi pensiamo di poter, come dire, allungare il lungomare verso zona Santa Caterina, pensando anche ad altri insediamenti a basso o a zero impatto ambientale che possono dare un ristoro dal punto di vista del ritorno economico per il paese, vivacizzandolo d'altronde. Guardavalle è l'unico paese che non ha degli insediamenti, ma non abitativi, perché gli abitativi ce ne sono già abbastanza, sono stati superdimensionati gli strumenti bensì, però pensare a un insediamento produttivo, a un insediamento turistico che è con a basso livello di impatto ambientale, io non sono contrario, anzi se sarò sindaco lo favorirò. Quindi perché votare la lista numero 3? Perché votare la lista numero 3? Noi non ci sentiamo migliori degli altri, né tantomeno come, così come viene detto da qualcuno, è stato detto da qualcuno nei comizi, nel comizio qui di Guardavalle Marina, chissà che cosa, siamo il vecchio. Io vecchio non mi considero, posso considerarmi un po' un veterano della politica, per essere stato tantissimi anni, 20 anni, 25 anni in consiglio comunale, l'esperienza di 2 volte sindaco, però un fatto è chiaro, è acclarato che io non ho nessun interesse da tutelare o da preservare. Non sono amante delle poltrone e l'ho dimostrato 1000 volte. Io non è che non voglio lasciare la poltrona, forse qualcuno non la voleva lasciare e non la vuole lasciare, forse a qualcuno non gli è stato consentito di occupare di nuovo la poltrona. Io mi auguro che questa campagna elettorale, poi vada alla risposta, mi auguro che questa campagna elettorale si svolga con serenità, nel rispetto reciproco. Noi non accettiamo le considerazioni che vengono fatte nel momento in cui si dice che nella nostra lista ci sono dei giovani mandati allo sbaraglio, perché ci si deve spiegare, mi si deve spiegare perché
dall'altra parte ci sono giovani, e allora quelli casomai valgono, i nostri non valgono, oppure nell'altra lista, nella lista numero 2, ci sono gli stessi attori della passata competizione elettorale, con in più una signora, una gentile signora. E allora noi che abbiamo rinnovato la lista, su 7 ce ne sono 5, 4 che si presentano per la prima volta. Allora questo, nel momento in cui si richiama il rinnovamento e noi lo pratichiamo, allora noi li mandiamo allo sbaraglio, mentre gli altri che vediamo le stesse facce, gli altri vanno e noi no. Noi ci presentiamo con serenità, con la nostra proposta politica. Non è che non dobbiamo dimostrare perché siamo, come dire, viviamo di rendita. Abbiamo una proposta politica da fare. Pensiamo di amministrare con trasparenza e con rigore. D'altronde i momenti lo richiedono. Su che cosa puntiamo? Noi presentiamo, come dicevo, un programma non fatto di mille cose, che la prima opportunità, o la prima necessità, come vogliamo chiamarla, è quella di iniziare dal centro storico. È un po' la nostra memoria, è un po', come dire, il luogo anche dei ricordi. E allora vederlo in quelle condizioni non è possibile. In passato c'è stato l'errore da parte dell'amministrazione del dottor Antonio Tedesco, nel momento in cui c'era la possibilità del recupero dei centri storici, quell'amministrazione, tra mille polemiche, ha puntato al recupero di un palazzo. Si è persa un'opportunità. Oggi andremo a rincorrere altre opportunità che ci possono essere. Abbiamo, come dire, il problema dell'ambiente, come dicevo, il problema dell'ambiente. Noi pensiamo prima di tutto di potenziare la differenziata, poi di creare dei siti di stoccaggio a norma per non cadere, non dipendendo da noi, la questione dello smaltimento, dei siti di stoccaggio a norma, e di creare un sito per gli inerti. Gli inerti significa anche poter a creare opportunità di lavoro. D'altronde, nel momento in cui si ristrutturano, si costruiscono case, questi materiali di risulta e di scarto non si sa dove vanno a finire, e allora è anche un'operazione per la salvaguardia dell'ambiente. Pensiamo a una politica sociale. Non è vero che il PDL o quel personaggio che era stato citato ieri sera da un candidato della lista numero 1 era contro alla casa per anziani. Era contro la casa per anziani nel momento in cui si voleva regalare la casa per anziani senza un ritorno economico all'amministrazione comunale. Ci si deve spiegare per quale motivo tutti gli altri erano sulla stessa linea e solo chi aveva, non parte dell'amministrazione, solo chi aveva degli interessi o per progetto o per altre cose, si era spinto anche a coinvolgere il presidente della provincia per fare pressioni su di noi per poter essere d'accordo su quella cosa. Abbiamo in animo una politica sociale, dicevo, ma anche una politica per i giovani, una politica che per lo sport. Poi puntiamo per una politica sul turismo, sull'agricoltura, sull'artigianato, sul commercio, ma il turismo, l'ambiente e l'agricoltura riteniamo che siano i momenti qualificanti di un'attività amministrativa che voglia crescere. Il riconoscimento della tipicità dei prodotti con l'inizio della creazione della DECO, denominazione comunale, per i prodotti che vengono secondo i criteri disciplinari che sarà adottato dal Consiglio Comunale e che io proporrò con qualunque ruolo andrò a svolgere questo impegno. Dicevo, la tipicità dei prodotti, il turismo potrebbe diventare Guardavalle un centro d'eccellenza proprio per la salvaguardia che c'è stata della costa, una costa meravigliosa.
all'artigianato, alla valorizzazione dell'artigianato, e così come tanti qua. Ecco, voler amministrare, noi nel programma che stiamo presentando c'è anche un passaggio che è molto importante a nostro avviso, visto e considerato le esperienze passate. Noi chiediamo che tutti gli amministratori dichiarino pubblicamente che non andranno ad assumere parenti ed affini nell'espletamento del mandato, così come è stato fatto in passato. Ma questo per dare la possibilità a tutti i cittadini di Guardavalle, a tutti i giovani, di poter anche loro fare esperienza lavorativa. E poi pensiamo di godere della stima, dell'apprezzamento per quello che siamo riusciti a fare, cominciando da me, anche Pino Tedesco, che nonostante le disavventure che ha dovuto vivere in una gestione amministrativa ha dimostrato di essere capace di poter svolgere il suo ruolo. Anche il candidato Alfonso Andreacca, la sua esperienza per fare bene, essendo stato con me nel 93-97 assessore quando io ho fatto il sindaco, anche l'amico Gianni Ghigino, per poi parlare dei giovani, la freschezza dei giovani, le idee dei giovani, la voglia di fare, di Rava, di Menniti, di Maiolo, di Salerno. Ecco, supportati da questo noi ci proponiamo per amministrare con determinazione, con responsabilità, con semplicità. L'amministrazione d'altronde è anche fantasia, non è la prima volta che viene detto, però bisogna metterlo in pratica. Sappiamo che è un'impresa difficile, sappiamo delle difficoltà che ci sono, ma non per questo ci scoraggiamo, e poi abbiamo anche la voglia di dialogare con le forze politiche sane, le forze politiche che vogliono il bene di Guardavalle, con le persone che hanno a cuore le sorti di Guardavalle. Non ci saranno steccati per quanto mi riguarda, d'altronde chi ha vissuto con me quell'esperienza in consiglio comunale sa quanto io rispetto porto per l'avversario politico, se è vero come è vero che non ho mai fatto un consiglio comunale se non c'era almeno uno, un rappresentante della minoranza. Oggi la minoranza, domani la minoranza, sappiamo chi sarà formato, può darsi che sarò pure io minoranza, però anche dai banchi della minoranza io porterò avanti questo programma, lo porterò avanti con determinazione e con rispetto, condividerò le cose che saranno utili al paese, sarò critico, mi auguro che anche il consiglio comunale non ci sia più quel clima che ha caratterizzato un po' gli ultimi anni, perché Guardavalle ha bisogno di pacificazione, Guardavalle ha bisogno di essere amministrato, Guardavalle ha bisogno di crescere, e solo con la concordia di tutti, ecco perché io ero, e non è una novità, ero per una alleanza la più ampia possibile, perché non è pensabile che chi vince con 50 voti poi è minoranza nella cittadinanza, e io ero per un'alleanza la più ampia possibile, perché solo così si può essere aiutati in modo concreto, avendo il consenso della gente, ad amministrare Guardavalle. Io finisco qua, devo ringraziare i responsabili di Guardavalle Online per avermi ospitato in questa trasmissione, l'in bocca al lupo lo do al paese, per quanto mi riguarda io continuerò ad essere al servizio. L'impegno che ho messo da sindaco, da consigliere comunale, da consigliere provinciale, da assessore ancora di più, è sotto gli occhi di tutti. La viabilità e le altre iniziative che come amministrazione provinciale è stata fatta, e non è finita qua, perché la strada provinciale si completerà, gli interventi sulla strada Guardavalle e il Cederavecchi sono stati fatti, su quella Guardavalle Santa Caterina pure, Guardavalle Ponte d'Alzi pure. Continueranno, l'impegno mio continuerà in qualsiasi e in qualunque ruolo, e con qualunque ruolo andrò ad occupare il Consiglio Comunale. Un in bocca al lupo a chi andrà ad amministrare, sapendo che non sarà facile per nessuno. Le promesse di questi giorni lasciano il tempo che trovano, io non sono abituato a farne né ne farò mai, però un fatto è certo.
la serietà dovrà essere premiata. Io ritengo che la gente è ormai matura. Sul tavolo dei problemi ci sono diverse interpretazioni, però questi problemi vanno risolti. In bocca al lupo a Guardavalle, auguro a Guardavalle e grazie a voi per avermi. Grazie.